un vecchio adagio che il vino, come si dice, più invecchia e più è buono. Beh, insomma, davvero è così. Questo adagio, diciamo, ha ispirato anche molte persone che per far fronte agli anni che passano con positività ed ottimismo dicono che più invecchio e più divento affascinante, più divento interessante. Insomma, esperienza e saggezza crescono con l'età. Ma questa filosofia non riguarda soltanto il vino o le persone, infatti ci sono anche alcuni alimenti, per la verità. Ve ne voglio parlare di uno in particolare, una zuppa. Sì, questa si è guadagnata la fama per la sua longevità nella sua preparazione. Il piatto di punta del Watana Panich, un ristorante di Bangkok in Thailandia, è il Newatune, così che si chiama. Vabbè, io il thailandese non è che lo parli proprio correntemente. Insomma, in breve, che cos'è? È una zuppa realizzata con brodo di manzo e noodles, in cui vengono mescolate polpette di carne, verdure, frattaglie varie e carne di manzo cruda. Beh, i clienti che l'hanno assaggiata dicono di adorarla questa zuppa e la descrivono assolutamente come deliziosa. Ma il merito sembra non sia di un qualche ingrediente segreto. A renderla così gustosa, in realtà, è il tempo dedicato alla sua preparazione, che risale, pensate, al 1974. No, non è di rangido, non è il rangido che la rende così buona, non è l'età. Vi spiego, lo chef conserva il preparato a fine giornata, tutta questa miscela, questa zuppona, la conserva a fine giornata, toglie gli scarti di verdure e carne, che vengono proprio buttati via, ovviamente quelli che avanzano, e l'indomani lascia il brodo, naturalmente, l'indomani il brodo viene rielaborato e condito nuovamente con ingredienti freschi. Insomma, questa, noi diremmo, tarantella dalle nostre parti va avanti da ben 48 anni, cioè dal 1974. Dicono che sia eccezionale. Se vi trovate da quelle parti, Bangkok, il Watana Panich vi aspetta, e che vi devo dire, in bocca al lupo. Falling around to the sea. It was falling around to the sea.
Allora, trasversale come sempre, Nina Simone con lo suo Sannerman ci ha portati fino alle 17.57, quindi alla fine di questo viaggio attraverso la musica, le curiosità, le chiacchiere e la playlist di F&F. Insomma, oggi siamo arrivati alla 18ª puntata, ma termina, finisce anche questa. Allora ragazzi, vi devo ringraziare, vi voglio ringraziare naturalmente per l'ascolto che mi avete riservato. Vi ricordo come sempre che questa diretta diventerà una un podcast di qui a qualche minuto, quindi lo potrete riascoltare o far riascoltare. Naturalmente io ringrazio tutti coloro i quali mi hanno seguito ancora e che non si sono manifestati. Ringrazio Luca che simpaticamente gioca con me ogni volta, ha partecipato Altre per te e in zona Cesarini, quasi al fischio dell'arbitro, al triplo fischio dell'arbitro, ha segnato un gol, ha indovinato il protagonista, l'ospite del 3 per te, Barry White, di quest'oggi. E quindi grazie Luca per esserci, naturalmente ti aspetto prossima settimana. Noi ci saremo, credo, spero, se guerra e pestilenza, come ho avuto già modo di dire, ce lo permetterà. Noi saremo sabato prossimo a partire dalle 16, sempre qui su CRT Radio, sempre qui a Fatti e Facezie, con me e con Will, naturalmente il mio vocione elettronico. Appuntatevi, segnatevi questo appuntamento. Intanto, prima di salutarci e farvi gli auguri per una serena, davvero serenissima Pasqua, ne abbiamo bisogno in questo momento più che mai come in questo momento, quindi divertitevi domani, lunedì di Pasquetta, insomma fate qualche giro fuori porta se il clima e il meteo ce lo permette. Divertitevi senza esagerare naturalmente, così ci ritroviamo sabato prossimo belli vispi, pronti, attenti, con F&F. Allora, buona Pasqua naturalmente, per domani. E prima di salutarci, lo sapete, c'è il momento che mi piace, è quello della riflessione. Vi voglio lasciare con un pensiero su cui riflettere in questa settimana che ci separa dalla prossima puntata. Mi sento un po' Confucio. E mi sento un po' Confucio, eh sì, è il momento finale, ma come dire, che ci piace molto, la degna chiusura di F&F. E allora, giù la musica, sì, la abbassiamo lentamente ma totalmente, e allora, è un po' epicurea questa, però a un certo punto ci vuole, ragazzi, ci vuole, eh. E allora, bisogna lavorare per vivere, non vivere per lavorare. Meditiamo, gente, meditiamo. Ciao, alla prossima.
another one busts the dust. Hey, hey, another one busts the dust. Hey. Il programma è stato offerto da FF Costruzioni SRL, opera dal 1994 nel settore dell'edilizia, azienda specializzata nella realizzazione, ristrutturazione e ampliamento di edifici civili, commerciali ed industriali. Dallo scavo alle finiture, una esecuzione dei lavori precisa per un risultato capace di realizzare tutti i vostri sogni. Soluzioni chiavi in mano e rispetto per l'ambiente li trovi da FF Costruzioni SRL a Montella, alla Contrada Baruso. Per info e contatti chiamalo 0827 205 019 oppure scrivi a info@ffcostruzionisrl.com. Monzi One, una lunga tradizione specializzata nella lavorazione del ferro, riscoprendo i segreti tramandati da antichi artigiani e lavorando con tecnologia all'avanguardia e l'immancabile creatività. Monzi One opera nel privato e imprese, seguendo il prodotto dalla realizzazione alla manutenzione. Lavorazioni in ferro, infissi, porte blindate, ringhiere, ma anche scale, coperture e tanto altro. Manutenzione industriale e studio e progettazione di macchinari industriali. E allora prendete carta e penna perché Monzi One è a Volturara Irpina, alla via Vallicella. Per info e contatti chiamalo 0825 984 732 oppure il 340 820 0225 o ancora scrivi una mail a monzi-one@libero.it.